privazioni, dalla fame, dalle guerre civili ed incivili, dall'inferno, da una terra senza futuro a una terra senza sogni. Vendo il mio corpo a poco prezzo, lo vendo a chiunque, per comprarmi un sogno, solo un sogno. Dopo 2000 chilometri di sabbia, di sole, di freddo, di cimiteri, il sogno annebbiato e confuso si intravede l'orizzonte. Ed ecco finalmente il mio orizzonte. Mentre sull'altra riva iniziano i festeggiamenti del Natale, ora, scoperta da un lembo di cielo, sto attraversando quel lembo di mare che separa il sogno dalla realtà, l'inferno dal paradiso, gli uni dagli altri, noi e loro. Quel sogno che separa l'Africa dall'Europa, che separa l'Oriente dall'Occidente. Sto attraversando quel maledetto Mediterraneo, cimitero di libertà, fossa comune per nascondere la vergogna della civiltà, discarica del vostro benessere e fonte delle vostre delizie. Sto attraversando l'ultimo ostacolo di questa folle corsa ad ostacoli. Sono con altri 40 sognatori e sogniamo su un vecchio gomone. Un gomone che a malapena può portarne 10. Non importa la sete, non importa la fame, non importa la sofferenza, non importano le ferite, perché le ferite diventano cicatrici e comunque i morti non hanno paura della morte. Domani o dopodomani arriverò da voi per raccogliere i brandelli del mio corpo, per rinascere e incominciare a scrivere la mia vera storia e forse per condividere con voi il paradiso o almeno la cena di Natale. Ad un tanto mi trovo avvolto nelle tenebre profonde, illuminate dai 1000 occhiolini luccicanti che iniziano a fare festa del mio corpo prima di finire sui tavoli della vostra festa. Questa poesia è stata scritta da Anachi Abdel Karim, uno degli anziani, però è un professore dell'università, l'Università di Enna. Lo ritroverete nel libro e quindi è un invito a leggere il libro, perché gli scrittori scrivono per essere letti e molto spesso nessuno li legge. Chi di voi conosceva che Abdel Karim era un poeta? Io sono Njogungana e quindi vengo dal Camerun, come
mio fratello, lui veniva dall'India, io venivo dal Camerun, insomma ci siamo incontrati qua e quindi ci siamo ritrovati e si sta bene quando ci si ritrova, quando ci si ritrova fra esseri umani. Lui ha inventato un modo di comunicare, noi abbiamo inventato un modo di fare società. È di questo che si parla a scuola nella mediazione interculturale. La mediazione scolastica interculturale riguarda questo. Come costruire una nuova società vivibile. Noi saremmo dei progettisti della formazione, degli operatori di cerniera fra la scuola e la società reale. E si lavora su questo. E come diceva mia sorella, e mia sorella, non mi guardate così, e mia sorella, se non lo sa, sono affari suoi, non mi interessa. Come diceva, questa professione che è centrale in un discorso democratico di ogni paese che esiste, è stato un po' messo da parte. Non è riconosciuto come professione. Quando uno dice sono mediatore interculturale, che? È vero. Però lavorano in tante scuole, formano la gente per una società migliore. Con quale spirito lo fanno? Stavamo parlando di lingue, quindi di parola e quindi di scrittura. Siccome io ho un difetto, sono africano e gli africani sono di tradizione orale, quindi parlano. E quindi vi voglio parlare, non di Abdelkarim, lui ha parlato, vi ha parlato e spero che sia arrivato nei vostri cuori. Io vi parlo perché il mondo non è fatto di scomparti, il mondo è uno, anche se quelli che ci vivono non se ne rendono conto. Prigione. Perché quando un africano prende la parola e poi non si ferma. Questo è il problema, per questo di tanto in tanto butto un'occhiata, perché se no loro dicono fermati, poi come si fa? Allora, per farvi sentire un po', no? Perché quando si parla delle lingue la gente non ha chiaro le cose, allora, per farvi sentire un po' vi leggo una poesia in due lingue, perché così avete un'idea, perché sapete, se non avete un'idea non ce l'avete. Ecco. Moko. Un'ingigantigin yara. Un po' guarda. Il lung yara. Un po' yara. Un'ingigantigin yara. Uei moko. Ugui hegintigin luanda jara. Sangwara. Nyangwara. Di dabe jara ukwe hegin digi manwara wehe yi mok uye gin digi hobu wara bulu yara ngobo yara din ning wara uningi digi ka yara wehe yi mok uban gan digi nyo yara mahongol mara yi yara king yara uban gan digi hebak jara Where you are. Così si dice al mio villaggio, perché io non potevo mica scrivere una poesia, voi lo capite e mio padre non lo capisce. Quando si dice intercultura, ci sono due culture, c'è una qua e una là, se uno sbaglia una oppure lascia perdere una, non è più intercultura. È diventato cultura, basta, finito. Ma non è intercultura, non c'è più l'altra che interagisce.
prigione. Vivere, amare, conoscere, avere una sola cosa è prigione. Vivere una sola vita in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in un solo mondo è prigione. Amare un solo amico, un solo padre, una sola madre, una sola famiglia, amare una sola persona è prigione. Conoscere una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà. Conoscere una sola logica è prigione. Avere un solo corpo, un solo pensiero, una sola conoscenza, una sola essenza, avere un solo essere è prigione. Se vi ritrovate a Regina Coeli, non c'è problema. In questa prigione non c'entrate.